ormai da anni non lo si vedeva più in TV, Edoardo Costa era uno degli attori più apprezzati di Vivere, una soap opera italiana seguitissima in TV ma, a seguito delle vicende giudiziarie che l'hanno travolto, la sua carriera è stata fortemente compromessa. Ecco che, dopo aver vissuto chiuso in un lungo silenzio, è tornato a dire la sua a Domenica Live, salotto scelto per parlare degli errori commessi con la padrona di casa, Barbara D'Urso. L'attore ha colto l'occasione per rivelare i cambiamenti che si è trovato ad affrontare da quando Striscia la Notizia, nel 2008, ha mandato in onda un servizio che lo accusavano di aver fatto un uso improprio del denaro destinato all'associazione benefica Chuck da lui fondata al fine di aiutare i bambini poveri. Dalla puntata del TG satirico sono partite le indagini che hanno portato Costa ad affrontare tre processi giudiziari di cui due a Varese per evasione fiscale e uno a Milano per truffa per essersi appropriato, indebitamente, di una somma pari a 205.000 euro, soldi non tracciabili in quanto ricevuti in contanti e utilizzati alla stessa maniera per iniziative benefiche in Africa, Brasile e Afghanistan. Risultato? Edoardo è stato condannato a 3 anni di reclusione, pena poi ridotta ad 1 anno e 8 mesi. Ammetto che uno dei miei grandi errori è stato prendere soldi in contanti, quindi in nero, che io poi portavo in Africa, in Brasile, in quei posti, in contanti, come si faceva lì abitualmente. Non avendo mai registrato quei soldi è chiaro che poi, alla fine, dovevo farli registrare in qualche modo, e lì ci sono stati altri errori, tipo i 7.000 euro di cancelleria, voci messe lì per giustificarli dal punto di vista fiscale. E infatti sono stato condannato per evasione fiscale. Costa ci tiene però a specificare che i suoi errori non sono mai stati pagati da quei bambini a cui i soldi erano destinati, ho fatto tantissime stupidaggini di gestione, perché non ero in grado di gestire queste cose. L'ho fatto con entusiasmo, perché credevo in quei progetti. Con l'evasione fiscale posso aver truffato lo Stato italiano, ma mai i bambini in difficoltà. Dopo aver scontato la sua pena, Edoardo ha lasciato l'Italia e, stando alle foto pubblicate da Diva e Donna, la sua nuova vita sarebbe ai Caraibi, laddove vive in compagnia dell'ex modella Grace Alanis, sempre al suo fianco. Siamo fidanzati da 8 mesi, ma ci conosciamo da 30 anni, da quando faceva la modella a Milano. Allora aveva 18 anni, ci siamo sempre incrociati, visti, sempre in amicizia. 8 mesi fa a Miami ci siamo trovati per bere un caffè e ci è successa una cosa bellissima, non ci siamo più lasciati. Ad unirci non solo il buddismo, che io pratico.